Ciao, al posto del solito pancake, oggi ti propongo un pancake alla zucca con gocce di cioccolato. Vieni con me. Per prima cosa ho pulito una zucca dai semini interni e la buccia esterna. Poi l'ho tagliata a cubetti e l'ho cotta a microonde a massima temperatura per 10 minuti. Ma si può cuocere anche in forno statico a 200 gradi. Intanto in una ciotola ho messo due uova, 120 g di zucchero semolato e un cucchiaino di essenza di vaniglia. Ed ho montato con le fusse elettriche fino ad ottenere un composto spumoso. Ed ho aggiunto 50 g di burro a temperatura ambiente, morbido. Mentre continuavo a montare, ho aggiunto anche i 250 g della polpa di zucca precedentemente preparata, però fredda. Non fredda di frigorifero, mi raccomando. Poi ho continuato a montare ed ho continuato ad aggiungere i restanti ingredienti con la spatola. Quindi ho aggiunto 200 g di farina 00, un pizzico di sale e 16 g di lievito per dolci. Ed ho continuato a mescolare fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. E per finire ho aggiunto anche 80 g di cioccolato fondente in gocce. Una volta che l'impasto si è amalgamato bene alle gocce di cioccolato, l'ho versato all'interno di uno stampo da plum cake, imburrato ed infarinato. Ed ho infornato a 180 gradi per 40-45 minuti. Per essere sicura, faccio sempre la prova a stecchino e se risulta asciutto, vuol dire che è pronto. Solo quando il dolce si è intiepidito si può togliere dallo stampo e si può servire. Hai visto quanto è stato facile? Buona merenda!